dovrà rispondere dell'accusa di esercizio abusivo dell'attività di compro oro l'imprenditore denunciato dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'inchiesta che, attraverso mirati controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio in materia di preziosi, ha messo in luce un'attività di compro oro abusivo. Le Fiamme Gialle, nell'ambito dell'inchiesta, hanno sottoposto a sequestro 50 kg di gioielli in oro, 170 kg di argento, consistente in argenteria lavorata, 20 verghe in argento fuso e 100 orologi di lusso. Il valore della merce posta sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta è di 2 milioni di euro. Come dicevamo, a essere stato colpito un imprenditore che esercitava l'attività di compro oro del tutto sprovvisto dell'iscrizione al registro degli operatori compro oro e di licenza per l'esercizio di attività in materia di oggetti preziosi.